Cari cittadini, come sapete la campagna elettorale volge al termine. Ci sarà un momento di riflessione e poi subito il voto. Io chiedo a voi un voto di responsabilità, un voto intelligente, ma soprattutto chiedo di andare a votare, perché dobbiamo smetterla col pensare che tanto non riusciremo a cambiare nulla. Noi possiamo, noi dobbiamo cambiare, noi possiamo e dobbiamo cambiare se abbiamo la voglia di farlo, se abbiamo il coraggio di farlo, se lasciamo a casa la pigrizia, se lasciamo a casa l'indifferenza, perché loro, quelli carrozzoni, quelli che c'hanno antivoti, quelli che l'hanno comprati, quelli della vecchia politica, quelli del malaffare, quelli dell'illegalità, i voti ce li hanno, perché appunto se li sono comprati, hanno comprato il consenso, e allora noi dobbiamo fare la differenza. Noi dobbiamo avere il coraggio di dare un voto libero a persone credibili, a persone coerenti, a persone che faranno la differenza, e noi insieme possiamo essere una grande forza. Quindi io conto tantissimo sul vostro senso di responsabilità, sul senso di comunità che è importantissima, perché se noi non siamo uniti, se noi non crediamo nelle istituzioni, come facciamo a cambiare le cose? Le istituzioni sono fatte di uomini e di donne, se ci mettiamo quelle giuste funzionano, se ci mettiamo quelle sbagliate il risultato ce l'abbiamo sotto gli occhi tutti. Noi non abbiamo una ferrovia che funziona, noi non abbiamo i porti che funzionano, noi non abbiamo le strade che ci collegano in modo veloce, noi non abbiamo niente, noi non abbiamo più neanche l'aeroporto, ce lo stanno strappando. Avete visto? Trapani ha bocciato, e altri comuni pure, perché voi sapete che su 24 comuni soltanto la metà o poco più hanno aderito a questa cosa di poter contribuire attraverso un finanziamento a far sì che il Ryanair o qualsiasi vettore, non è per forza deve essere Ryanair, possa restare qui, quindi a quel contratto di eco marketing. Noi dobbiamo avere l'aeroporto, perché l'aeroporto è la nostra autostrada per il mondo, e dobbiamo fare in modo che la politica si interessi ai veri problemi dei cittadini, si interessi al territorio e faccia la differenza. La differenza la fanno le persone, le idee camminano sulle gambe delle persone, e facciamolo pensando a quelli che sono morti per credere nella legalità, per credere nel futuro, per credere che questa terra un giorno sarà bellissima, come diceva il nostro grande magistrato Paolo Borsellino. Noi dobbiamo assolutamente fare la differenza. Avete visto a Castelvetrano? È andato un candidato credibile, è andato lì per fare il suo comizio e ha trovato quattro gatti e tutte le porte e le finestre sbarrate. Castelvetrano, la casa di Matteo Messina Denaro. Allora, noi da quale parte vogliamo stare? Dimostriamolo il 5 novembre, andando a votare. Votare per il cambiamento, per la differenza. Votare una donna coraggiosa, una donna che si è battuta in 25 anni, che sta in Sicilia, insieme con voi per le tematiche del territorio. Sono stata ovunque, ho ascoltato tutti, sono stata vicino a tutta quanta l'imprenditoria, ogni problema che avevano mi chiamavano, io correvo con le telecamere, con i quattro mezzi scarcinati, come si dice a Roma, che noi abbiamo qua, perché purtroppo anche l'editoria dal punto di vista editoriale è in crisi, e noi dobbiamo fare in modo che questo settore torni ad avere la vitalità nella comunicazione anche, perché se muore la comunicazione muore il cane da guardia che tiene sotto scacco la politica corrotta. Noi dobbiamo fare la differenza, noi dobbiamo aiutare le forze dell'ordine, i magistrati, gli dobbiamo stare vicino, li dobbiamo coadiuvare, e questo lo può fare solo la politica sana, solo persone sane, solo persone per bene, persone che credono, che hanno passione, che hanno coraggio, che hanno un forte impegno civile. Noi dobbiamo ritrovare quell'impegno civile, quello stesso che è scattato quando ci sono state le stragi del 93 e poi non so che fine ha fatto.
perché noi ci adagiamo, siamo un popolo che ci adagiamo, noi non possiamo adagiarci, non ce lo possiamo permettere. Vi ricordo che abbiamo la più alta disoccupazione, che i nostri figli sono costretti ad andare fuori, che noi non vediamo i nostri nipoti, che quelli che vanno a studiare fuori dei nostri figli restano fuori, che noi portiamo le risorse lì e qui nessuno porta risorse, perché non siamo stati capaci di avere università che funzionano anche nelle periferie. Perché l'università deve essere una sola a Palermo e non può esserci a Marsala, a Trapani? Cioè, ma c'è che tre facoltà, ce ne vogliono tante di più. E poi puntiamo sulla formazione, e la formazione non è quella che abbiamo visto fino a in questi anni, dove i formatori si arricchivano e quelli che dovevano imparare, apprendere, non riuscivano né ad apprendere né ad avere poi un lavoro. Noi dobbiamo puntare sulle specializzazioni, su quello di cui il territorio ha bisogno per rimanere qui. Quindi fare un bel quadro della situazione e dire che cosa necessita questo territorio per l'imprenditoria, per il commercio, per il terziario, e allora lavorare in questo senso. Quindi per fare questo ci vogliono persone che sono preparate, quindi hanno una buona base di cultura, persone che sono serie e che quindi sentono veramente i problemi delle persone, persone come voi, persone come noi, persone normali, gente che viene dal popolo, non quelli che con i soldi si sono comprati tutto, l'informazione, le persone, i voti, i consensi, tutto. Noi dobbiamo ribaltarla questa situazione, dobbiamo avere il coraggio di farlo. Io confido nella vostra intelligenza, confido nella vostra buona fede, confido nel fatto che anche voi, come me, siete stufi, stufi di vedere sempre queste facce, stufi di vedere sempre questa classe politica, stufi di vedere gente che ha pensato e continua a pensare soltanto ai loro interessi personali. Gli interessi devono essere per la collettività, e allora per fare questo ci vogliono persone armate di buon senso, di buona volontà, di coraggio, perché fronteggiare quei carri armati è difficile, ma se si ha coraggio non è impossibile. Quindi il 5 novembre andiamo a votare tutti insieme, uniti per la stessa causa, e scrivete Patrizia Paganelli barrando il simbolo di Sicilia Futura. Io sto con noi, e voi? Alle elezioni regionali del 5 novembre 2017 scrivi Patrizia Paganelli. Patrizia Paganelli, una giornalista determinata, coraggiosa, sempre in prima linea, impegnata nel sociale e contro la violenza sulle donne. Patrizia Paganelli, candidata nella lista Sicilia Futura. Mi sono sempre battuta per i problemi del territorio. Quando sono venuta in Sicilia ho pensato, va bene, lascio un quotidiano importante, però ci sarà tanto da fare in Sicilia, ci sarà tanto da lavorare. Invece mi sono accorta che poi mancava la volontà, l'impegno, a volte anche soldi delle emittenti per poterti far fare tutto quello che volevi, ma nonostante questo non mi sono mai risparmiata. Sono sempre scesa in campo e ho fatto con grande coraggio questo lavoro di assistenza e servizio per la città, per i cittadini e per il territorio. So di essere una persona credibile e quindi voglio continuare il mio percorso anche laddove i bottoni servono per essere schiacciati e per poter far diventare un'idea, un progetto. Tu devi sapere che cosa ha bisogno il territorio, e non lo sai se stai seduto su una poltrona dietro una scrivania, lo sai se sei tra la gente, se l'ascolti, se gli dai la possibilità di incidere, e per incidere bisogna esserci. Quindi votare un deputato, candidato come Patrizia Paganelli significa esserci, perché io vi do la mia parola d'onore, quello vero, io ci sarò per tutti. Questo è sicuro. Alle elezioni regionali del 5 novembre 2017 scrivi Patrizia Paganelli. Patrizia Paganelli, candidata nella lista Sicilia Futura, con Micari Presidente.